come New York, come Parigi, come Londra, un centro di cultura dove le culture si contaminano e sono tanti gli stranieri, gli artisti stranieri che hanno scelto di venire a vivere qua. Ne sono una rappresentazione vivente, la coppia di artisti che hai scelto per dare il via a questa estate lunghissima che finirà a novembre, in cui questa zona del Chianti si mette insieme tre castelli meravigliosi, tre posti bellissimi, tre location, diciamo così, al via stasera con le affinità elettive. Come nasce quest'idea di fare di Gaiole un centro così all'avanguardia? Intanto benvenuta, grazie di essere intervenuti. Noi da tempo che stiamo organizzando delle mostre sul territorio. Questa volta abbiamo preso arte, cultura, natura, abbiamo fatto una bella scecherata e abbiamo inventato questo evento che è qualcosa di non tradizionale. Cioè abbiamo messo insieme queste tre location, come dicevi te, e le abbiamo collegate da un filo rosso, quindi le persone possono venire nel Chianti, fare la loro passeggiata, i sentieri sono tutti che sono stati tutti indicati, tra l'altro con un'icona che ha proprio disegnato uno degli artisti che vivono qui dal Chianti da più di 50 anni e che l'hanno scelta come la loro terra di elezione, prima che il Chianti diventasse quel Chianti Shire che tutti conosciamo, quindi diciamo sono gli antesignani, siamo riusciti ad averli nonostante tutti i loro impegni internazionali e abbiamo fatto in modo che le sculture del maestro Spende stessero all'interno dei parchi e invece le pitture di Mauro Gorki, che sono la maggior parte dei paesaggi per scelta tematica, non perché lei dipinga solamente paesaggi, li abbiamo messi all'interno delle hall. Come dicevi giustamente te, abbiamo pensato a una lunga estate, oggi ci troviamo a Castello di Spaltenna, ma ad esempio a luglio faremo una bellissima serata a Capannelle dove ci sarà un concerto jazz, la possibilità di visitare le cantine che sono straordinarie perché c'è, pensate, un cavò credo unico in Italia dove loro mantengono le bottiglie più raffinate e più importanti. Poi andremo al Castello di Meleto, la chiusura sarà il 1° novembre, dove invece lì c'è un teatro bellissimo del Settecento, faremo delle rappresentazioni, insomma tutta una serie di attività che vi occuperanno per tutta l'estate. Spero di avervi nostri ospiti, anche stasera abbiamo presentato questo bellissimo catalogo che riassume un po' la nostra idea di arte, che non è solo quella di fare cultura, ma di dare il tempo e la possibilità di persone di trovare il tempo per le cose sane, le cose belle, il buon vivere, leggere, ascoltare la musica e andare per mostre d'arte. E tra l'altro c'è questo bellissimo percorso ad anello di 12 km che si può fare a piedi o in bicicletta e che praticamente collega questi tre castelli. Sì, l'abbiamo pensato un po' per i più oziosi come me di farlo in macchina, poi l'abbiamo fatto una sentieristica a piedi e anche in bicicletta, è tutto segnato, i chilometri, il tempo che ci si mette, manca solamente le chilocalorie che si consumano e poi abbiamo veramente dato tutte le informazioni ai nostri possibili visitatori. Matteo, quali sono le affinità elettive tra te, tra la tua arte e quella di tua moglie? Pettegolezze, bambini, nipotini, giardinaggio, la vita tranquilla di non direi che siamo all'altezza del rapporto di Goethe, perché le affinità elettive è un libro grande, che l'ho letto a metà. Comunque l'idea sua è che ci sono queste anime gemelle che si riconoscono e possono fare quello che vogliono fra di loro e l'amicizia è sempre molto consolidata. Questo sarà anche vero per me e Mauro. Tu e Mauro state insieme da una vita, no? Da quando eravate ragazzini? Ero sedicenne, seducente e... c'è un'altra, sì, siamo insieme dalla nostra tarda
tarda infanzia, direi. Quindi ormai siete cittadini del Chianti e partecipate a questa iniziativa che cerca di toccare, no? Le persone che vengono qua in vacanza, comunque sono persone che un po' di sensibilità devono averla, altrimenti andrebbero in altri posti, e quindi possono vedere questo bellissimo paesaggio che sembra poi un altro quadro, insieme alle sculture, insieme ai quadri di Maro. Ma sai, siamo molto fedeli a Gaiole in Chianti, ci siamo qui da più di 50 anni, Gaiole è un paese che funziona, non vedo delle faide o dei atti di gelosia o di tradimenti, eccetera. Gaiole è un paese che funziona e siamo molto leali a quello che abbiamo costruito qui, le nostre figlie sono andate a scuola qui. Poi sono andati a scuola, una è stata a scuola con te a Siena, ora stanno a Londra, però si vuole continuare biculturalismo, più che stranieri che vivono in Chianti, si tenta di creare un'identità biculturale, cioè a posto con le lingue, con buona conoscenza della cultura locale, eccetera. Il Chianti, Gaiole, pochi chilometri da Siena, può essere un punto di ritrovo internazionale, mondiale, non c'è bisogno di essere in una grande capitale del mondo per intercettare nuove culture, per intercettare artisti. Assolutamente no, se uno vive a New York o a Londra si crea un cerchio di persone abbastanza ristretta come anche qui in Campania, cioè si conosce, non lo so, 60 persone, si va intorno a quelli. Il vantaggio di vivere in campagna così è il lavoro diventa molto più a portata di mano che non in città. In città l'organizzazione è molto più fardelosa, diciamo. Però non credere che le grandi città sono meno, come si dice, provinciali. Si crea dei piccoli nuclei di idee che uno si difende. In campagna non c'è questo bisogno. Ci sono delle bellissime terracotte che hai portato, che sono delle persone, delle donne. Le terracotte vengono da ispirazione etrusca e ne ho fatti moltissime a questo punto. Gli etruschi erano molto semplici nel lavoro, cioè si facevano le sculture come facevano il pane, sono fatti con l'argilla che è l'elemento più facile del mondo, mi piace molto l'umilità di fare le terracotte, preferisco fare due terracotte invece di un bronzo. Bronzo è una cosa eterna e anche antipatica quando uno lo vede, invece questa fragilità della terracotta è una cosa che mi affascina moltissimo. Si intitola Affinità elettive, questo dal romanzo di Goethe, che bellissimo. Allora, Affinità elettive, che mi è piaciuto molto, sai? Ti è piaciuto il titolo? Abbiamo pensato in 5 minuti, perché si doveva fare una mostra insieme, cosa che non facciamo quasi mai. Anche perché siete insieme da quanti anni? 56 anni. Quindi anche fare una mostra insieme? Meno male che oramai siamo così vecchi e così rodati che non ci fa né caldo né freddo, non possiamo eccitarci troppo di essere insieme. E in questa mostra insieme, quindi le sculture di Matteo e i tuoi quadri. Un omaggio dal nostro senso civico verso Gaiole, perché Gaiole, siamo residenti a Gaiole dal 68. Voi siete arrivati qua, siete entrambi figli d'arte, tu sei mezza armena, mezza americana. Matteo è mezzo russo e mezzo inglese, con sangue danese e tedesco. Siamo molto miscugli, siamo cittadini del mondo.
cittadini del mondo che però hanno scelto una parte del Chianti in provincia di Siena per venire a vivere e per fare nascere le proprie figlie che sono andate a scuola qua. Sì, sì, tutto. E poi Cosima ha fatto un bellissimo film sul Palio di Siena. La Cosima e Saskia sono molto anglo-becceri, si chiama. Conosci questa espressione? Non ho mai capito quello che vuol dire. Cosa vuol dire il beccero? È un po' peggiorativo, penso. Sì, lo è, lo è, lo è. Allora, siamo al castello di Spaltenna. Sì. Qua è tutto bellissimo. Favoloso. Quindi... mettere insieme queste cose e cercare di stimolare le persone che vengono qua in vacanza da tutto il mondo è importante. Bello avere anche la gente del luogo che si mette a dipingere o fare qualche cosa di artistico e incoraggiarli, perché Gaiole c'ha questa meravigliosa corsa della bicicletta, l'eroica, che è una cosa mondiale adesso. Ho sentito che lui ha venduto. Sì, ci sono dei pettegolezzi enormi, una polemica enorme su questa cosa. Allora, tu ti senti proprio... Gaiole deve pensare a qualcos'altro e fare delle cose artistiche. Quindi tu ti senti un cittadino di Gaiole in Chianti? Beh, oramai, dopo tanti anni, sì. Qual è la cosa che ti ha spinto a scegliere qua? Spender, che fa parte della banda di Gaiole, adora la sua banda. Perché avete scelto di venire qua? Mia madre ha scelto di venire qui. Noi si aveva trovato una casa più vicino a Siena, no, a Firenze, ma poi mia madre diceva che non si vedeva il tramonto da questa casa. E poi si conosceva Marilu Stucchi, la padrona di oramai defunta, la nonna di Emanuela Stucchi, tramite Luigino Franchetti, che era un grande amico nostro, perché io ho vissuto 6 anni a Firenze quando ero piccola, era il nostro bello sguardo, e Luigino era in casa sempre e lui passava un mese a Coltibuono ogni estate, era un perfido vecchio, barone Franchetti, ma lui veniva a Coltibuono, allora ha detto a mia madre di cercare... magari cercare qui. Ecco, questo è un posto dove chi ha una vita d'artista, chi ha nella sua genetica comunque l'arte, la sensibilità, è un posto che stimola. Sì, perché il paesaggio è così rinascimentale, è così come i sfondi dei quadri del Rinascimento, che è un'opera, una lezione sulla storia dell'arte. Quando guardi fuori dalla tua finestra, poi io penso sempre a Leopardi che guardava fuori dalla sua finestra per scrivere le sue poesie, mi sento vicino a lui. Quindi non è vero che per fare l'artista bisogna vivere a Londra, a New York, a Parigi oppure in una grande capitale del mondo? Sono nata a New York e ho vissuto 9 anni a Londra, ma io odio la città, detesto il cemento, mi piace stare in campagna, perciò mi sono rovinato le ginocchia facendo giardinaggio. Ora mi tocca fare una doppia operazione, tutto per amore del giardinaggio e di vivere in campagna, che è molto pericoloso. Parliamo dei tuoi quadri, sono 3 i quadri che hai portato qua a Spaltenna, che quadri sono? Sono dei paesaggi. Solo portato in tutti questi casi, c'è anche 2 altri posti che ho messo dei quadri. Matteo ha portato figure di terracotta e io ho deciso di non portare i miei ritratti, ma di portare paesaggi ispirati da questi luoghi.